questo è invece LG Optimus L7, concentrato tutto sul design, con la forma quadrata, sottile solo 8,9 mm. Tutti questi smartphone sono dotati di un leggero scalino che permette, quando viene poggiato, noi non possiamo farvelo vedere ovviamente perché questo è agganciato, di sembrare come se volasse praticamente, perché è leggermente rialzato rispetto al piano. Ice Cream Sandwich, schermo molto grande, risoluzione non altissima, ma non si nota, perché il display è molto bello, ha dei bellissimi colori e un'ottima luminosità. Anche questo, come gli altri, è diviso in schermate. Il menu, interfaccia leggermente modificata da LG, ma non troppo. Ricordiamo che il prezzo di lancio di questo L7 sarà di 300 euro, è un single core da 1 GHz, quindi comunque un prezzo all'altezza del dispositivo. Forse se fosse stato dual core meglio. Comunque nei nostri test che faremo poi presso Android World faremo ovviamente una recensione più approfondita. Una caratteristica che non avevo fatto vedere, volevamo mostrarvi la possibilità di trasformare un'icona in un widget. Mettiamo l'icona sullo schermo, teniamo premuto e ridimensioniamo, e questa automaticamente diventa un widget. Cercando di rimpicciolirla, la facciamo tornare un'icona. Thank you.